Mister, Campobello 1, Parte Nico 3, una partita non meritata su campo, comunque 3-1, c'è tanto rammarico in questa squadra, una squadra che ha giocato bene, se si mette una palla dentro comunque la partita cambia. Ma è da tre partite che riceviamo i complimenti e raccogliamo poco, come hai visto tu anche oggi, dico, una partita che abbiamo letteralmente, penso, giocato molto meglio del Partenico, e avevamo davanti una grande squadra. Abbiamo avuto, penso, le nostre occasioni clamorose, un gol annullato, detto che era un fallo di mano, da lontano non si è visto bene. Poi siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto 2-3 palle gol e 3 contro 1, e quando non si riesce a fare gol, poi la differenza fra noi e il Partenico è stata nella loro fase offensiva, che sono stati bravi a sfruttare le uniche palle gol, e giustamente chi la mette dentro alla fine vince. Comunque merito al Partenico, che è una grande squadra, dico. Però diciamo, c'è rabbia nel modo in cui si è perso, ma se non si riesce a vincere vuol dire che c'è da lavorare tanto, che riceviamo solo complimenti, ma alla fine nel calcio contano i risultati. Però tra virgolette, sono soddisfatto per la prestazione, perché la squadra è viva, non meritavamo assolutamente di perdere. Comunque da martedì ci rimettiamo con la testa bassa e iniziamo a lavorare ancora di più, perché adesso il campionato diventa più difficile. Comunque se si mette la palla dentro, come ho detto prima, vista sicuramente la partita cambia. Comunque il direttore di gara a pochi minuti dalla fine, eravamo al 40esimo, è venuto da lei, mister, cosa voleva? C'era il gioco fermo, che c'era il cambio, mi sono permesso di, non me ne sono accorto nemmeno di quello, avevo oltrepassato la linea, che stavo parlando con un mio... Era arrivato a centrocampo, visto come ha detto live. Dico, giustamente per la foga della gara, dico, ma era il gioco fermo, dico, non me ne ero nemmeno accorto, stavo parlando. Mi ha aggredito come se io ho chiesto scusa, però dico, comunque, sono cose che succedono nel calcio. Io penso che a qualsiasi livello, anche a questi livelli, dico, i direttori di gara devono essere un po' più partecipi, nel senso, devono essere un po' più... devono collaborare di più con la gente che sta fuori, perché non è che uno a volte, se esagera allora va bene, però sono molto permalosi, alla prima cosa ti minacciano, ti aggrediscono. Io penso che ci vuole rispetto per come lo vogliono loro da noi, penso che anche loro devono avere dei modi giusti per parlare con la panchina. Comunque secondo me ci vorrebbe tutte le società di promozione eccellenza che farebbero una riunione per parlare anche di questa cosa. Sì, io non sto parlando che è stato incisivo nel risultato, attenzione. No, assolutamente. Sto parlando che devono collaborare un po' di più con noi panchina, come noi giustamente a volte esageriamo e chiediamo scusa, pure loro devono capire che possono sbagliare come sbagliamo noi. Come chiediamo scusa noi, sono umani pure loro e devono avere l'umiltà di dire che hanno sbagliato, e si può sbagliare, dico. Io penso che si debba fare una riunione generale per essere anche la terna arbitrale, collaborare con la gente che è fuori, con la panchina, se non sono aggrediti, attenzione, ci sono sempre, c'è il dialogo, che penso sia la cosa che nella vita sia sempre ben accettata. Addirittura gli ha detto, mister, lei a casa sua. Infatti, dico, una risposta, dico, comunque, questa è cosa che... Vabbè, ma comunque ci può stare, mister, no. Il calcio è pure bello per questo. Sì, vabbè, ma sono stato aggredito in modo, diciamo, non meritato, però non fa niente, dico, sono sciocchezze, non abbiamo perso per questo. In bocca al lupo, comunque. Mister, comunque la partita è bella, combattuta, avete vinto comunque 3-1, il gol di Dalì, Sette Case e Butera. Sì, sapevamo di incontrare una grande squadra, il Campobello è una squadra attrezzatissima secondo me per fare bene, e perciò sono punti importanti, perché fuori casa in un campo del genere contro una squadra importante come lo è il Campobello, per noi è una grande soddisfazione. Parlo al plurale, non dico per me, dico per noi, perché siamo un grande gruppo, siamo una grande squadra e abbiamo dato anche oggi una dimostrazione di forza.
Ecco, adesso cosa cambia? Il Castellammare a quanto pare vince ancora, il Città di Castellammare pure, adesso cosa cambia? No, non cambia nulla, il campionato è lungo, mancano 24 partite, sappiamo che le insidie sono tantissime, ma noi guardiamo il nostro cammino, non guardiamo il cammino delle altre, guardiamo il nostro cammino e cerchiamo sempre di fare bottino pieno ovunque andiamo. E comunque in bocca al lupo e buon campionato, visto. Grazie Federico e grazie sempre a te per la tua passione, sei un ragazzo d'oro.